Oggi il debutto delle Albe alla Valle dei Templi, un'emozione indescrivibile. Grazie mille. Lo spettacolo dell'Alba, un progetto di valorizzazione che inaugura anche quest'anno il Parco Archeologico Valle dei Templi con Coop Culture. Noi abbiamo partecipato negli anni scorsi a questo tipo di evento, a queste visite guidate teatralizzate, ed anche quest'anno, oggi 25 luglio, inauguriamo con alcuni estratti da Al passo coi templi, Il risveglio degli dèi, uno spettacolo prodotto dalla Casa del Musical che ho avuto l'onore di scrivere e che porta la mitologia alla Valle dei Templi. Gli dèi si risvegliano per parlare all'uomo, all'uomo che ha fatto tutto da solo, ha rinnegato persino Dio, persino gli dèi, persino la natura, cercando di dominarla ed è comunque infelice. E allora questi dèi hanno tanto da dire, perché il mito ha tanto da dire, anche qualche rimprovero. È un percorso itinerante con 9 stazioni, per noi è stato meraviglioso tornare nella nostra amata Valle dei Templi e siamo davvero felici e anche un po' stanchi perché ovviamente con lo spettacolo all'alba non si dorme di notte. Grazie. Lei è Cassandra, quali sono le emozioni che prova? Diciamo che questo spettacolo dell'alba crea in noi un sacco di emozione, la preparazione, il tempo di vedere il sole sorgere, sono tutte delle cose naturali che ci permettono di vivere veramente questo spettacolo come se fosse una nuova rinascita, esattamente un risveglio, come questi dei che nascono dalle pietre della Valle dei Templi. Quindi è sicuramente emozionante e quasi commovente poter rivivere diciamo, questa storia che poi è parte del nostro passato, della nostra, diciamo, tradizione. Agrigento è un po' questo e quindi sono fiera e contenta di essere qui e di poter interpretare questo personaggio. Una rinascita che ha un sapore ancora più forte dopo il Covid. Sicuramente sì, è stato difficile restare fermi per tutto questo tempo per noi artisti ed è stato anche difficile riprendere, ma siamo sicuri e speranzosi che questa ripresa possa essere ancora più forte, ancora più bella di quello che abbiamo vissuto nel passato, ce lo auguriamo.